Black Ops 3 sul terzo episodio. E niente, non potevo in chiacchiere, andiamo a fare questa missione dove ci eravamo fermati. Allora, bersagli secondo livello, se ti piace combattere con te, merda, su quelle torri. Non puoi usare le cyber abilità quando vuoi, devi lasciarle ricaricare. Devi d'occhio in faccia. Ah, figata. No, cazzo, sbagliato. Sto morto uno. Merda. Uno morto, dai. Buono anche tu. Cazzo. Muori anche tu, muori. Gli stronzi si sentivano al sicuro con le loro torrette. Cazzo. Cazzo, nasconditi. Dai. Allora, uno è morto. No, cambiamo caricatore. Allora, vediamo. Ok, raga, ci siamo. Terminale centrale, scarica più dati che puoi. Oh cazzo. Hey, che cazzo? Va tutto bene. Respira e dimmi cos'è successo. Ero in Etiopia. Ragazzi, cos'era quella roba? Ma i robot, ho rivissuto tutto. Che mi sta succedendo? Cazzo. I tuoi sensi fanno riemergere ricordi vividi. Di evocare suoni, immagini, parole di canzoni. Pensare a cose a cui non pensavi da anni. La DNI rende tutto più intenso. Piccole interferenze nelle ottiche, rumori di fondo. Cose che accadono. Il dottore può sistemare tutto. Dobbiamo solo ricalibrare i farmaci. Fidati, starai bene. E adesso? Adesso interfacciati con quel terminale. Dopodiché potrai estrarre ed elaborare le informazioni in un batter d'occhio. Ok. Conosciamo. Infiltrata. Alla quale scienza? Grazie a lui avevano tutto il necessario per superare la sicurezza del treno. Quegli svizzeri ci hanno messo 6 ore a scoprire. Il treno fa buco. A te sono bastati 6 minuti. Sarebbero stati 5, se non avesse dato di matto quando ho visto quei robot. Bene, adesso. Ora troviamo quel bastardo. Cosa ha detto? Ma sta roba qua. Fammi le pizze, sir. Fatemi dire anche la pizze. Esatto. Ma sono proprio del cazzo. Avvertito dai suoi amici terroristi, l'infiltrato si era preparato. Aveva dei robot da guerra belli grossi. Così, le forze di sicurezza di Zurigo si sono fatte fregare. E il treno fa buco. L'abbiamo perso. È andato. Ricordi la specialista Saraol? Sarà lei la tua prossima guida. Fa tutto quello che ti dice. L'ho addestrata io stesso.
È un'esperta di intelligence, fin dai tempi in cui serviva ancora qualcosa. Prima delle DNI bisognava leggere libri. All'Accademia Taylor me ne ha fatti leggere tanti. Beh, certe conoscenze vanno apprese, apprezzate. E ci vuole tempo. Tempo che spesso non abbiamo. Ok, recluta. Da qui in poi la simulazione devia dagli eventi storici. Ma non per questo sarà meno reale. Usa l'immaginazione. Ti mando le sue coordinate. Sì. Oddio. Forza, non perderlo. Hai del potenziale. Riesco ancora a vederlo. Ma dobbiamo scendere. Il bersaglio sta violando i talon spinzeri. Che cosa significa? Che ha paura. Oddio. Se non è davanti a un computer. Può solo significare che anche lui ha una DNA. Sei in gamba, recluta. Datti una mossa o lo perdiamo. Il bastardo si muove ancora. Dai. Guardalo, sono bassardo. Usa quel cartellone per oltrepassare il treno maglev. Dai. Si dirige al centro storico di Zurigo. Vai. Ok, attiviamo una nuova cyber abilità. Balanzi dei sistemi. Allora, a puntare i robot nemici, puntare i robot nemici, quali cazzo sono i robot nemici? Ok. Bene, Rex. Quattro. Proprio bene. Dove sta? Non puoi usare le cyber abilità come ti pare. Devi lasciarle ricaricare. Tieni d'occhio l'interfaccia. Visto. Ok. Robot se ne sono andati. Ok. Minchia. Da dove? Dai, che cazzo di figata è sto gioco, era. Almeno non te la fai sotto. Ok. Prendilo, recluta. Non ucciderlo, recluta. Ci serve vivo. Vai. È la tua occasione, prendilo. Muori. Bastardo. Non è andata bene. Temo che il nostro bersaglio finirà all'altro mondo nel giro di 15 secondi. Non deve accadere. Prima ci servono le informazioni. Dubito che sia nelle condizioni di parlare. Non deve parlare. Ha una DNA. Proteggendole con vari protocolli di sicurezza, la DNA registra e archivia le esperienze vissute dal suo proprietario. Solo in casi molto estremi è possibile estrarre queste informazioni con la forza. Puoi introdurti nei ricordi delle persone, nei pensieri, nel subconscio. In questo modo scoprirai i piani dei terroristi. Ho la sensazione che ci sia un... Devi sapere che questa procedura è molto traumatica per il soggetto, al punto che l'ingresso nel suo subconscio può indurre la morte cerebrale. Ucciderlo. Credimi. È un brutto modo di morire. Tanto morirà comunque, l'hai detto tu stessa. In più è un terrorista di merda. Poco fa non sapevi niente. E adesso? Non so dove sono. Usano i vecchi tunnel ferroviari per pianificare la tappa. Gli svizzeri hanno impiegato settimane per scoprire tutto questo. Secondo te cosa sto per dire? Risultato? Il treno fa po'. Sa
Sai prendere decisioni difficili quando nevi. Ora possiamo andare avanti. Ma che figata è, raga. Cioè, questo qua è l'episodio, sinceramente è l'episodio più bello che abbia mai fatto. Comunque, ci sparano addosso! Dove sono i nostri rinforzi? Credo che gli svizzeri avevano rintracciato i terroristi qui. Stavolta è andata ancora male. Sei ancora qui? Cazzo. A questo punto dovrò dare quel centone a Tiz. Simpaticone lo specialista Maretti. Ti farà capire che ora puoi fare il culo a tutti come ti pare e piace. Ricorda che ci manca l'ultima tessera del puzzle. Come cazzo hanno portato gli esplosivi sul treno? Quindi è tutto a posto. Quando sarà finito, mi dovrai un centone. Torniamo a noi. Come sai, noi Black Ops abbiamo il vantaggio di poter accedere a tutte le nuove armi sperimentali. Senza armi non si può combattere di certo. Con la DNI, la tua mente diventa l'arma più potente. Facciamo casino. Raga, io direi di stopparmi qua. Perché il video credo che sia abbastanza lungo, però vabbè, sti cazzi. E niente, raga, stop. Raga, lasciate like, iscrivetevi e spero che vi siano piaciuti questi video. Non in fine settimana, ma il video video intendo. Pure il video di ieri, quello che di ieri, no aspetta, di l'altro ieri. E quello del vlog, spero che vi sia piaciuto. E niente, raga, lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, voglio.